Passerei adesso alla prossima relatrice che è Alice Durante dei Fridays for Future Italia. Sappiamo che i Fridays hanno anche loro appunto approfondito il tema del recovery plan dal punto di vista dell'impatto che può avere sul clima e delle risposte al cambiamento climatico. Sappiamo che come Fridays Italia hanno avuto la possibilità di essere auditi al Parlamento, quindi sarà anche un'occasione per sentire un po' quello che come movimento, insomma, hanno apportato come contributo alla discussione, ma anche recepito dall'incontro diretto, diciamo, con i rappresentanti parlamentari. Do quindi la parola ad Alice Durante. Grazie. Innanzitutto volevo ringraziare per l'invito, insomma, per la possibilità un po' di discutere insieme di questi temi. Diciamo che appunto noi ci siamo espressi in diverse occasioni sul recovery plan, e una delle cose che abbiamo detto più spesso, che può sembrare una semplice frase, è che è stato scritto pensando agli anni 20, ma del Novecento, che può sembrare quasi uno slogan, un'iperbole un po', ma è un po' quello che pensiamo per molti aspetti del piano. E sicuramente fa piacere vedere che la crisi climatica, o meglio i cambiamenti climatici, perché non è una crisi a quanto pare, sono stati citati un paio di volte, sempre ovviamente facendo riferimento agli obiettivi fissati all'Unione Europea, non alla necessità di cambiare noi a nostra volta. Però appunto nominarli non comporta niente, perché vediamo che comunque questo piano appunto è insostenibilmente inadeguato. Quindi, come introduzione, volevo dire che fa piacere vedere la presenza di tre temi trasversali, quindi parità di genere, giovani e sud. Ovviamente la cosa mi fa particolarmente piacere perché riempie tutte e tre le caselle, però manca un tema trasversale importantissimo, che è quello dell'ambiente, che viene relegato. Sì, ha ovviamente la quota anche più importante di fondi, ma è come se fosse qualcosa di laterale, non di trasversale. Se questo dovesse essere il piano che doveva portare anche la salute ad essere di nuovo uno dei valori più importanti, perché adesso finalmente ce ne siamo resi conto di averla tralasciata e di aver tralasciato soprattutto il settore della sanità, non si può parlare di salute senza parlare di ambiente. Che è impossibile, perché ambiente è tutto ciò che ci circonda, e ciò che immettiamo nell'ambiente e ciò che abbiamo immesso finora ci ritorna, e l'abbiamo visto, abbiamo cominciato a vederlo come un boomerang. Quindi, non solo questo piano è insostenibilmente inadeguato per affrontare le tematiche ambientali, ma è inadeguato per affrontare il futuro, che non significa solamente il futuro lontano, ma quello dei prossimi, anche dei prossimi anni, in cui dovremo ripartire e riprenderci da questa crisi e affrontare l'altra crisi. Che ci aspetta un po' alla soglia. Quindi volevo parlare un po' dei settori più influenti nel campo delle emissioni climalteranti. Intanto il settore dell'energia, che sappiamo che è uno dei più importanti come emissioni. Sì, sono uscita dalle rinnovabili, si investe, ma diciamo non c'è ambizione in questo piano, e se si vedono in giro diversi studi. L'ultimo del 2019, che dicono che entro il 2050 l'Italia può essere alimentata totalmente a rinnovabili, noi ancora vediamo obiettivi delle rinnovabili che ci consentiranno di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Energia e Clima nel 2085, che sarà troppo tardi, troppo poco e troppo tardi. Quindi sicuramente pensiamo che siano necessari ulteriori incentivi che vadano magari anche oltre al recovery plan e peschino un po' dai sussidi ambientalmente dannosi, e anche una semplificazione burocratica per le autorizzazioni insomma, degli impianti rinnovabili, perché vediamo che richiedono 3-5 anni in media, dopodiché l'impianto è già obsoleto perché le tecnologie per fortuna si sviluppano, si deve fare un adeguamento del piano e punto a capo si ricomincia tutto il processo di autorizzazione.
Questo ovviamente facilita le autorizzazioni, però stando sempre attenti alla minaccia che è sempre dietro l'angolo, quella della criminalità organizzata che sta cercando di infiltrarsi anche ovviamente nel campo delle rinnovabili, essendo un campo emergente che promette bene. Quindi anzi questa è anche un'ulteriore prova che promette bene, perché anche la criminalità organizzata vuole la sua fetta. Comunque, battute un po' tristi a parte, fa un po' preoccupare l'insistenza sulla filiera dell'idrogeno, perché sì, l'idrogeno se si brucia emette solo vapore, quindi pensano di aver scoperto l'acqua calda, scoprendo l'idrogeno, ma è solo un vettore, quindi non è pulito, sporco di per sé, ma dipende da come lo si produce. Se avessimo già un surplus di fonti rinnovabili tale da giustificare questa grande svolta verso l'idrogeno, che ben venga, ma se bisogna investire nell'idrogeno per produrlo da fonti fossili, diciamo che c'è un'incoerenza come minimo in questi investimenti. Se l'idrogeno non è la risposta, non lo è neanche il metano, soprattutto se si va a pensare ai prossimi 50 anni. E anche se le compagnie petrolifere, dicono con il loro greenwashing che è il male minore, perlomeno, in realtà non può servire da ponte per la transizione energetica. E ancora in questo piano vediamo quest'ottica di metano come ponte per la transizione energetica, mentre più che un ponte è un precipizio. E questa cosa viene ripetuta in diversi studi, anche fatti dall'International Energy Agency. Quindi ogni euro del Next Generation EU speso per le fonti fossili è un euro doppiamente criminale, perché meno in infrastrutture che avranno valore pari a zero nei prossimi anni, e inoltre che creano pochissima occupazione rispetto alle rinnovabili, che secondo diversi studi ne creano dal doppio al triplo addirittura. Quindi se vogliamo riprendere, cioè vogliamo avere una ripresa economica e soprattutto una ripresa dell'occupazione, bisogna investire di più nelle rinnovabili e anche nel risparmio energetico. E se vediamo anche investimenti sull'efficientamento energetico degli edifici, questo non è abbastanza, perché vanno implementati anche altri vincoli che impediscano di costruire case, sì, belle, con le vetrate, che sembrano un po'... così ricordano i grattacieli di New York, ma che energeticamente sono un abominio e poi insomma vanno a contribuire a tutte le emissioni dal settore residenziale. Passando poi ai trasporti, anche qui vediamo che il metano viene guardato come la nuova svolta, figura un acquisto di ben 2.730 nuovi bus alimentati a gas, che anche se vengono identificati come una svolta green non hanno niente. Mentre l'elettricità rinnovabile sta diventando sempre più economica, noi ricorriamo al metano, che invece è la scelta antieconomica, perché il prezzo va sempre salendo. Quindi per parlare dei trasporti, vediamo poi molti, molti investimenti sull'alta velocità, che sicuramente dovrà essere e sarà, si spera, un'alternativa anche agli spostamenti in aereo, ma non possiamo focalizzare tutti gli investimenti nel settore dell'alta velocità e nello sviluppo dell'alta velocità quando ancora abbiamo casi come uno stesso tratto di strada, gli stessi chilometri da Milano a Firenze si fanno in poco più di 3 ore con un Intercity. Trapani Ragusa, per citare un caso a me vicino, gli stessi chilometri ci vogliono quasi 14 ore, quindi in poche parole in treno non si fa. O hai una macchina o fai ricorso agli autobus privati o niente. E quindi siamo ancora a un divario tra nord e sud, ma anche tra città principali e città un po', diciamo, abbandonate a se stesse, per cui abbiamo tanti tratti in unico binario, tanti tratti abbandonati addirittura, perché negli ultimi 20 anni le tratte su rotaia si sono ridotte al posto di aumentare, e investire sull'alta velocità non ci aiuterà da questo punto di vista. Quindi devono essere incrementati sicuramente i fondi sul trasporto pubblico locale e sul trasporto su rotaia, perché se vediamo che ci sono circa 7 miliardi e mezzo sulla pu mobilità pubblica locale, secondo Transport and Environment ne servirebbero solo 29
per soddisfare già i piani di mobilità urbana avviati. Quindi anche qui siamo un po' a corto di fondi. Un minuto, Alice. Ok, sì, vado a concludere. Niente, poi ovviamente volevo parlare del tema dell'acqua, ma mi sembra che Corrado Oddi abbia detto tutto. Assolutamente bisogna parlare dell'issestro idrogeologico, perché ci aspettiamo nei prossimi anni sempre più eventi estremi e non siamo assolutamente preparati. E poi infine dell'agricoltura, che è un settore importantissimo nel nostro paese, come sappiamo, ed è tra l'altro in una posizione unica, è il settore che più, uno dei settori che incide di più come emissioni, ma è anche uno dei settori che soffre di più le conseguenze della crisi climatica. E anche qui per l'agricoltura sostenibile vengono investiti 2 miliardi, 1,8 per la precisione, non si parla degli allevamenti intensivi, che contribuiscono all'80% delle emissioni di questo settore, e non si parla soprattutto dell'impoverimento del suolo e della perdita di biodiversità, mentre è un problema a cui anche va a contribuire la crisi climatica e soprattutto la siccità e i fenomeni di desertificazione, e a cui andiamo a contribuire noi impoverendo il suolo e condannandoci a una riduzione della biodiversità che va poi ad abbattersi sulle nostre produzioni. Quindi in conclusione, mi dispiace se mi sono dilungata troppo, sicuramente non so se sono uscite delle linee precise dal mio intervento, perché abbiamo fatto delle considerazioni molto generali, ma quello che vogliamo dire è che bisogna guardare al futuro, non è il recovery plan di recupero del passato, ma dobbiamo guardare alla prossima generazione, quindi investire su tutto ciò che c'è di nuovo è non fissarci su questo modello ancora perpetuato di centralizzare sia i profitti che le produzioni, lasciando un po' sempre certe parti d'Italia e certe parti, insomma, scoperte e in difficoltà. Quindi, insomma, spero di essere stata chiara. Grazie ancora per avermi invitato. Grazie, grazie, grazie a te, Alice, che hai messo a fuoco una serie di temi rilevanti per quello che riguarda l'impatto sul clima e la risposta sulla crisi climatica, come giustamente l'hai chiamata tu. Se ti può consolare, anche in Piemonte abbiamo delle linee da elettrificare ancora come linea ferroviaria, abbiamo penso quasi un 25% di linea ferroviaria che è stata tagliata e non più utilizzata per i trasporti pendolari, quindi la lista è veramente lunga.